Missione di Capuchin. Stiamo iniziando i lavori per costruire il fumé. Il fumé è per fare il letame. Il vero letame è quello che serve per le piante. Piante da frutto o piante da ortaggi. Dimmi, la paglia serve per fare il trasformazione. Questo processo praticamente di trasformazione della sostanza organica in generale viene fatta da microorganismi aerobici che hanno bisogno di acqua, di aria, acqua e sostanza organica. Allora, l'acqua, vediamo che viene aggiunta l'acqua. Praticamente aggiungiamo la paglia perché l'aria possa rimanere all'interno e alimentare i microrganismi. La sostanza organica li alimenta. Noi potremo verificare tra qualche giorno la temperatura che sale a 40, 50, 60 gradi, perché vuol dire che i microrganismi si sono alimentati bene. Aggiungiamo la terra di capite perché contiene l'acido formico. Allora, il prodotto, se riusciamo ad avvicinarlo il più possibile a 7 di pH, un pH 7, allora abbiamo un prodotto che va bene per qualsiasi pianta. Oggi stiamo installando in pozzo una pompa con un gruppo elettrogeno per consentire alle signore che sono qui nel centro, sono 11 signore, 11 famiglie, ad attingere l'acqua senza dover ricorrere al famoso secchio e al pozzo. Dentro ogni famiglia ha due bucarù. Lì nel fondo vedete una serve il per pozzo, il marito, un'altra per la che donna. È un pozzo ricchissimo, ha circa 27 metri di profondità, cioè nel fondo del pozzo i metri sono 27 e di acqua ha 11 metri cubi circa di acqua, per cui è possibile installare molto bene la pompa e piazzare due cubi che arriveranno. La prima che si vede qui grande, quest'erba qui, è il tabacco. Purtroppo anche qui fumano. Lì c'è il pozzo in fondo. Qui una pianta di limone. Questi frutti esotici. Il mango, eccolo qua. Voilà, va bien. Troviamo all'interno del laboratorio di Lorenzo con i suoi allievi, reparto meccanica. Questa sarebbe l'officina, il laboratorio dove costruiscono, rettificando praticamente, lucidando un pezzo di legno. Questo è il reparto sartoria. Questo sarebbe il reparto parrucchiere. Il reparto dove le ragazze imparano a scrivere. Qui siamo sull'asilo dell'Ebrosario. Stiamo avviando verso la casa dei Lebrosi, le piante di noci di cocco. Ci troviamo nel reparto uomini. Questo è un classico villaggio thailandese. Questa casa praticamente sarebbe un condominio dove vivono diverse famiglie. Interno di una casa all'interno del territorio dell'Ebrosario. Questa è una costruzione di nuova e si può dire che è una casa molto comoda. Fra le migliori che troviamo qui. Sopra qui ci stanno le stanze praticamente dove dormono.